Beh, diciamo che finalmente è arrivato anche il nostro momento di tutti quanti, insomma, di iniziare il campionato, perché abbiamo aspettato parecchio, troppo, e finalmente è arrivato questo momento sia per me che per tutti, quindi è stato emozionante, eravamo tutti contenti. No, diciamo che è stata la prima dopo, appunto, come ho detto prima, questa lunga attesa. Ci sono buone sensazioni dalla squadra perché comunque abbiamo tutti grande voglia di fare e penso che l'abbiamo anche dimostrato contro il Pontedera. Purtroppo non sono arrivati 3 punti, però siamo sulla strada giusta e speriamo di continuare così. Sì, stiamo lavorando per domenica in questa settimana e cerchiamo di arrivarci il meglio possibile e di farci trovare pronti. Sì, a me piace molto attaccare, nonostante sia in difesa. E sì, ho tanta corsa, cerco sempre di spingere, di arrivare sul fondo, crossare, perché è quello che mi piace fare. No, i compagni molto positivi, sono tutti dei bravi ragazzi, è un bel gruppo, siamo uniti e credo che anche per questo ci leveremo delle soddisfazioni quest'anno. Sì, siamo due giovani e giocherà insomma, il mister chi deciderà e tutti e due lavoriamo bene e vediamo. Insomma. Cosa ti aspetti da questa esperienza con la maglia della Robur? Mi aspetto di crescere e spero di avere continuità, di comunque avere l'opportunità di fare le mie partite e speriamo di riuscire a fare qualcosa in grande, insomma, quest'anno. Cosa che l'anno scorso per poco non ci sono riusciti gli altri. Senti, che partita ti aspetti domenica? Con questa Arezzo, insomma, partita abbastanza bene, squadra giovane. Sì, l'Arezzo è una squadra molto forte, stiamo già lavorando appunto sui loro vari moduli che potrebbero utilizzare, sui vari giocatori che potrebbero giocare e cercheremo di farci trovare pronti appunto. Vuoi essere della partita, insomma, ti stai lottando questa maglia, che pensi? Beh, penso che tutti vogliono essere della partita, quindi sì, tutti si lottano la maglia in allenamento e poi alla fine ne vanno in campo solo 11 purtroppo, però ognuno dà il massimo per poi appunto arrivare a questo obiettivo. Sì, il girone è un girone difficile, ma appunto per questo secondo me ci darà maggiori stimoli, perché comunque abbiamo delle squadre forti, squadre che sono scese dalla Serie B. E credo che ci divertiremo quest'anno.